sta di fatto che, ciao, tanti saluti, perché la gente pensa che questo, a differenza del lavoro del pronto soccorso, del medico, dell'infermiere, non sia un lavoro, che noi siamo qui a giocare, quindi non immaginano, sì, ma è un'altra cosa, ma lo devo dire, non immagino che se tu suoni, saluti, rompi il cazzo, in qualunque modo, hai rovinato un discorso che di fatto è molto anche importante da dire. Non è facile fare tutta una tirata, ed averlo scritto in fronte, che c'ho scritto in fronte, Lo Conte, c'è scritto Lo Conte, saluta, no, no, saluta Lo Conte, no, c'ho scritto, no, no, perché questo sembra, sarà che stiamo in via Mendola, una delle strade più trafficate della città di Bari, quindi vuoi vedere che non passi il pirla che ti deve salutare mentre tu stai facendo un pezzo per cui stai raccontando una serie di situazioni, di problemi, cercando di non... No, ma quello è il minimo, perché lo fanno anche quando, anzi spesso ti rovinano anche quando tu stai facendo una cosa che tu devi cogliere nella battuta, nell'attimo, in quel momento, e perdi tutto, perché va a puttane la battuta, l'attimo e il momento. Mica puoi dire alla persona: scusa, mi ripeti quello che stavi dicendo, perché il pirla mi ha salutato o ha suonato il clacson come in questo momento, eh? Tino, che cosa vuoi dire tu a queste persone? Fermatevi con la macchina, col motore, e io sono volentieri disposto a fare pur la chiacchierata con voi, a salutarvi, ad abbracciarvi, vi offro un caffè, ma non zitti, non interrompete gli stand up, perché non si tratta di fare lo stand up. Buonasera dal pronto soccorso del Policlinico di Bari o del Giovanni XXIII. Ce ne sa, Tino. Ma Seng Maggie, lo sfogo è taumaturgico, ma Seng, mi sento un'altra persona, è come se glielo avessi detto a chi è venuto e ha suonato interrompendo ciò che stavamo dicendo. Ma la domanda delle domande, dimmi. Ma io stiamo a parlare con la barba, che tu sei veramente un idiota. La domanda delle domande è un'altra. Steva Dish, che stavo dicendo, perché questo poi ti fa deconcentrare. Eri presente con la testa, che stavo dicendo. Bandito. Perché tu avevi detto la puttanata del concorso bandito. Sei veramente un idiota, Tim. Lo possiamo certificare. Anzi, tipo, qua c'è la neurologia. C'è la neurologia, che bisogna farlo visitare. Dicevamo il mi vuoi far visitare. Ma non ti vergogni pure tu. Tu sei bambino dentro. Ma che c'è? Il mio Peter Pan che devo allevare e crescere. Il problema è capitanuccino. Il problema è capitanuccino. Ma tu l'uncino non ce l'hai le mani. Ce l'ho i piedi. Ecco.